Amici di Comagnà stasera, sei pronta? Vi avevamo anticipato un progettone che si chiama Comagnà stasera in giro per il mondo e oggi siamo qui a Casa San Benedetto a Senigallia, che è una struttura dove si fanno delle cose meravigliose, progetti, integrazione, accoglienza, amore, calore. Infatti. E non solo perché c'è il fuoco, è un calore anche intrinseco, umano. Ma lo sai noi come faremo il giro del mondo stando qui? Ma mi sto stupendo che sono così profondo in questo. Perché verranno amici da tutto il mondo a cucinare. Come Nazbi. Nazbi, oggi partiamo dalle isole Mauritius, che io sinceramente non ho mai visitato. Nazbi, dici? Io penso che sì. Partiamo, sì. Dopo finita la ricetta partiamo. Dici qualcosa, cosa fai tu? Ok, sono Nazbi, provengo dalle Mauritius, isole Mauritius, come hanno detto. Oggi preparo un budino di cocco. Buono. Buono. L'isola, il cocco non è mai meno. Certo. Allora, ho pensato a cominciare con una semplice cosa. Se no, ce ne sono altre piatti. Semplice, però è buona, buone, è un bel dolce, buone, è facile da fare. Vai, prego, noi siamo i tuoi assistenti, allora, dici cosa ti serve. Sì. Allora, prendiamo il latte. Posso avere un onore di versarlo? Come no. Quanto? Come no. Mezzo litro? Facciamo circa mezzo litro, sì. Quindi la metà. Sì. Ma non lei che c'ha l'occhio. Ok. L'altro pochino. Mm. Giusto? Sì, l'altro. Circa. Ok. Aggiungiamo, allora, siccome questo budino, sì, posso anticipare, viene, sì, servito con caramello. Caramello, dopo al piacere delle persone, può mettere uva secca o mirtillo o melograno, che adesso è la stagione, sì, di melograno, sì, qualsiasi cosa. Sì. Però nel latte metterei meno zucchero, perché quando viene servito con poi caramello poi è troppo dolce. Aggiungerei diciamo due cucchiai di zucchero. Due cucchiai? Sì, due cucchiai. Bene. Generosi, pieni. Ma Nazbi, che lavoro fa la cuoca? No, sì, la cuoca non faccio, però mi piace cucinare. Mi piace cucinare. Sì. Io faccio la mediazione interculturale con l'Associazione Senza Confini Ancona. Sono la mediatrice dal 2007 e da un cosa anno... Cosa vuol dire mediatrice culturale? Mediatrice interculturale, soprattutto perché le lingue straniere... Quante io lingue della parli, lingua. Tante. La lingua pakistana sarebbe la lingua urdu, eh, la lingua indiana, hindi, che assomigliano un po', sì, la lingua inglese, francese e la lingua madre, che è creola. E l'italiano. Mamma mia, ma che bello. Sul dialetto senigallese come sei? Bene? Prova, Comagnà stasera. Comagnà stasera. Brava, perfetto, brava, perfetto, sei stato troppo. Napoletano un po', sì, ma... No, Napoletano! Lascia perdere il Napoletano! Perché ho vissuto in Ancona. Lascia perdere il Napoletano! Non è vero, mia madre è d'Ancona, adoro gli Anconetani e Ancona, quindi... Vivo in Ancona, allora, questo latte sta... Sì. Deve arrivare a... Mentre che sta... Mentre aspettiamo che bolle, possiamo aggiungere anche la farina di cocco. Ah, perfetto. Così bolle insieme. Perfetto. Farina di cocco. Mettiamo mezzo litro di latte, mettiamo circa 4-5. Sì. Questo è... Ah, a piacere. Sì, a piacere. Più metti, più cocco. Più sente. Usare il cocco. Sì, più a me piace cocco, il cocco. Sì, 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 vai. Uno... E questa idea a noi ci è venuta proprio in maniera del tutto casuale, parlando con una ragazza che forse conosci, Chiara Michelon. Sì, sì. Che è la nostra, sì, tecnico delle luci. Perché dico grazie di avermi portata qui. Ma lei aveva, sì, scritto, aveva preparato dei, come li chiami, libricini, dei volumi, che libricini importantissimi su... Un mondo di cucina, viaggio tra i piatti di Libia e Siria, il sapore dell'accoglienza, ricette dal mondo. Chiara, ma cosa aspettavi a chiamarci?
Ah, sì, scusa, io stavo seguendo Nardi che mentre sta facendo. È meglio che parla solo. Che no, ma mi sta seguendo. Sì, è importante il budino. Ah, certo, stiamo scherzando. Adesso scusa. Allora, mentre che aspettiamo che voli, noi prepariamo allora per stringere. Per stringere il latte, certo. Sta bollendo. Con ingredienti che abbiamo messo, sì, dobbiamo dare consistenza al budino. Dobbiamo mettere la maestrena. Ah, guarda il maestro cosa sta facendo. Succede, tu non lo sai, ma io ho a che fare. Succede, guarda. Diciamo il mezzo litro di latte, mettiamo circa 2 bel colmo di cucchiaio di maizena e lo dobbiamo far sciogliere dentro l'acqua. Vedi? Perché se mettiamo direttamente vengono i grumi. Allora, lo facciamo sciogliere. La Francesca sa tutto perché lei è brava, lei sa fare la tutto. Cuoca, allora Io sono tante cose adesso, non te lo spiego. No, adesso non tutto, non c'è tempo, dopo te le spiega dopo. Facciamo sciogliere bene la maizena dentro. Sì. Il latte da su forte. Sì, 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 ok. E andiamo ad aggiungere adesso l'acqua, latte bolle. Andiamo ad aggiungere la maizena. E mentre aggiungiamo dobbiamo anche girare. Certo. Oh, ma io lo proverò subito, No, se venuti su per cambiare l'aria, certo. No, lo proverò a casa. Ah, a casa, certo, no, che devo qui, certo che voglio assaggiare. Se no, già comincia a stringere. Sì. Perfetto. Carino. Facciamo bollire un po'. Ecco. Il budino di cocco è fatto. È pronto. È pronto. A 3 minuti deve bollire, 2-3 minuti. Sì, sì, sì. E basta, poi dopo si mette in frigo, ecco, già, vedi? Già, sì, come la crema. Come la crema, come sì, la crema, la stessa cosa, sì, sì. Senti, sì? Mi hai fatto scaricare un'app. Sì. Mi dici a cosa serve, perché ancora sì, non guarda, l'ho aperta. Se io guarda il pudino, spiega questo progetto. Allora, volevo presentare questo progetto che faccio parte anche io. Il progetto fai lo screening proteggi la tua vita. È una promozione dello screening oncologico fatta in 12 lingue, dove io ho preso parte nella lingua pakistana, la lingua urdu. Sono 12 lingue. E invito anche tutti coloro che vogliono venire, uomini, donne, amici, tutti. Il 18 dicembre, dalle ore 15 alle 19, alla Regione Marche, Palazzo Leopardi, l'Aula Verde, via Tiziano 44. Siete benvenuti per capire cos'è questa promozione. È un'iniziativa importante. È un'iniziativa dove prendo parte anche io. Sì. Grazie. Dopo guardo l'app con più sì, attenzione. Dopo, si fa vedere anche come aprire, c'è un'app da aprire per capire bene. Appunto siamo qui, cara. Ok, questo è pronto. Ho fatto tutto io, visto? Dobbiamo mettere lo stampino. Brava. Grazie. Ecco. Lo mettiamo dentro lo stampino così. E dobbiamo aspettare che sarà fredda. E poi si mette in frigo. Sì. Perché va servito freddo. Sì, sì. In più ti dirò di più. Sopra, che adesso Nardi ci farà vedere, il caramello. Uno, adesso lo dici davanti a tutti, l'anno prossimo andiamo tutti alle Mauritius. Ben venga, perché no? Ah no, noi ci veniamo. Sì, siamo... sì. Anche perché è vero che il budino sarà buonissimo. Ma cosa ci hai detto? Che cosa è caratteristico dell'isola? Il riso cucinato, non ci piace. Riso cucinato in molti, molti modi. Con le spezie. Con le spezie. Già ci piace un po' di usiamo più. Molto le spezie, il curry, curcuma. Chili. Anche molto, molto. E infatti i nostri piatti diciamo più usati anche durante il matrimonio, le feste, si chiama Briani, che è fatto, è molto, un piatto molto elaborato, molto... Cioè, ma tu lo sai fare? Sì,
Sì, so fare. Ah, allora, finiamo questo budino. Tra un po' tornerai perché ci farai questo piatto, questo briani. Va bene. Promesso? Okay. Scusa, oggi promesso. Siamo fatti due promesse reciproche. Una che l'anno prossimo andiamo tutta all'isola. Sì. In macchina, come facciamo? E so, poi facciamo il briani prossimamente. Adesso facciamo il caramello perché sì. Il resto è in frigo. Sì. Per fare il caramello, giustamente è zucchero cotto, un po' bruciato. Deve diventare scuro. Sì, scuro, sì. E mettiamo circa, anche questo viene a base di quantità. Dipende da quanto ne vogliamo fare. Sì, quante ne vogliamo fare. Mettiamo tre, aspettiamo che prende un po' di calore, comincia a... Deve essere aggiungiamo un po' sì. Il calore. Aggiungiamo sì. Un po', così facciamo prima. Ecco. Circa due cucchiai di acqua. Acqua, sì. Adesso aspettiamo che comincia a... Deve essere un po' sciolto. Sì, sì. L'attesa è sempre snervante. C'è una fame. Ecco, comincia, vedi? Va bene. Ecco qua. E a chi vuole, io... ci metti adesso metto l'uvetta giusto per la decorazione, certo, no? Okay. E chi vuole può mettere anche, come ho detto prima, mirtillo, sì, o melograno, sì, bacche di goji. Sì, bacche di goji si potrebbe mettere anche delle tipo mandorle, nocciole, sì, sì, come no, sì, a piacere. Sempre, sì, mamma mia. Questa è inciaffa. Pancetta, adesso che lei piace, questo no, scambio. Roba lì no, quella roba lì no, questa è dolce. Ma lei perché è molto per questa tendenza. E lasciamo bollire, così cuoce anche l'uvetta, sì, va bene che certo, muore. Dopo il budino giustamente viene rovesciato dentro il piatto. Dopo chi vuole o fa un stampo o stampino grande, sì, e taglia a fette, chi vuole, ci sono queste stampine carine, piccoline così, sì, si no, può mettere anche qui, dopo si rovescia nel piatto, e questo è nel l'effetto. Piattino, questo è l'effetto qui. E per servire se va aggiunto il caramello che abbiamo fatto. Che buon profumo! Yeah. Oh, guarda, proprio anche Babbo Natale! Ci mancava Babbo Natale! Eccolo qua! Ma da dove arriva? Quando si tratta di mangiare si radunano tutti questi personaggi. Babbo Natale, che cosa c'ha da portare? Dai, un po' dimagrire ultimamente. Lo facevo più qua di sotto. Adesso mangerà il budino. Certo. Che cosa ha da dirci? Chiamare tutti i bambini per domani. Vogliamo tanti bambini. Cosa c'è? Perché? C'è una grande festa. Dove? Qui fuori? Qui fuori, sì. In questa bella struttura. Quindi ci saranno? Più bambini ci sono, io più sono contento. Ce l'hai, allora, regali? Ci sono, c'ho i sacchi. Questo è importante perché sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre, qui fuori, è il regno di Babbo Natale, mercatini, mangiare, bere, dormire, riposare, studiare, tutto di più. Dico bene, Giovanni? Meglio, sì. Giovanni Bonprezzi, che è qui dietro, non ha voluto partecipare, però basta che lui fa così e allora noi siamo contenti. Cosa manca che dobbiamo dire, Giovanni? Che siamo tutti invitati al villaggio di Natale. Tutti invitati al villaggio di Natale. Io vediamo direi, Chiara, com'è andata questa registrazione? Un po' dolorosa per le mie braccia. Allora, noi vi salutiamo, ringraziamo infinitamente la nostra grazie amica a voi, Nasby. Grazie a voi. È stato veramente un piacere. Grazie, Nasby. Io vorrei sottolineare una cosa. Questa pallina la mettiamo da qualche parte. Era per decorare. No, volevo dire... già prima mi eri simpatica, del po' di me. Volevo dire che noi non abbiamo incontrato Nasby prima di fare questa cosa. Ecco, così va bene. E c'è stato subito feeling. Tra le tante cose, vi aspettiamo qui. Auguri. Grazie, Nasby. Grazie a voi. Ciao. Grazie, brava.